Senza caso e danna e con una difesa in emergenza, il Giulianova culla per 85 minuti il sogno di espugnare il comunale Bruno Abbatini, subendo il gol del pareggio laziale all'85esimo. Rammarico in casa giallorossa per il palo di Paudice al 90esimo, ma anche la consapevolezza di aver giocato una grande gara contro un avversario di rango. All'ottavo, prima occasione di marca locale con D'Agostino che dai 22 metri mette di poco al lato della porta difesa da Mora. La squadra di casa a provare a fare la gara, ma i ragazzi di Bitetto sono ordinati e non corrono grandi rischi pur non riuscendo a pungere in avanti. Si gioca su buoni ritmi con al 28esimo il lampo improvviso della formazione abruzzese con l'eurogol di Massetti che da quasi 30 metri mette la palla all'incrocio alle spalle di Santilli che non può nulla. Giulianova in vantaggio e grande festa sotto la panchina giallorossa per l'autore della rete giuliese. Squadra ospite cinica e in gol nella prima occasione utile al 40esimo, locale ad un passo dal pari con Mora che dice no ad D'Agostino, due passi dall'estremo giuliese sul proseguimento dell'azione, palla a Cardella che mette al lato. Pericolo scampato per il Giulianova che stringe i denti nei minuti finali del primo tempo visto che al 45esimo Magliocchetti in area abruzzese di testa chiama la parata a terra Mora. Nella ripresa al terzo proteste della Cinzia Albalonga quando D'Agostino termina a terra in area abruzzese con il direttore di gara che fischia la punizione per il Giulianova per una posizione di fuorigioco dell'avanti laziale. Forcing locale in questa prima parte di ripresa con Mora che al decimo dice no a Cardella respingendo il violento tiro dell'attaccante di casa. Al 12esimo laziali ancora vicini al pareggio con Mora che questa volta dice no anche al colpo di testa di Mazzei. Al quarto d'ora primo cambio fra gli ospiti con Paudice che prende il posto di Cesario. Continua a premere senza soluzione di continuità la squadra di Chiappara con il Giulianova rintanato nella propria metà campo. Al 17esimo ancora laziali pericolosi con la parte superiore della traversa che dice no a Panaioli. Al 20esimo ancora proteste dei padroni di casa per un tocco con la mano di un giocatore del Giulianova che i laziali sostengono avvenuto in area. Per il direttore di gara invece punizione che poi non sortisce effetti. Al 25esimo ancora un calcio piazzato di Cardella per la Cinzia Albalonga a cui si oppone in angolo il portiere del Giulianova Mora. Giallorossi stanchi e che soffrono la pressione locale dopo aver resistito per 85 minuti subiscono al 40esimo la rete del pareggio ad opera di Cardella, bravo a controllare e a concludere con una conclusione che non lascia scampo al portiere della formazione giallorossa. Gara tutt'altro che finita visto che al 45esimo Paudice in contropiede colpisce un clamoroso palo mancando il colpo del KO prima del recupero di 4 minuti che vede il Giulianova mancare in contropiede in superiorità numerica al 94esimo. Una importante azione ma alla fine conquistare un punto pesante su un campo difficile come quello di Genzano. Mi detto, se le avessero detto alla vigilia che sarebbe finita così, forse avrebbe anche firmato per un pareggio. Per quello che si è visto in campo c'è anche rammarico, avete trovato il gol del vantaggio, ma dopo il pareggio della Cinzia Albalonga avete colpito un palo clamoroso e fallito un contropiede 3 contro 1 al 94esimo. Eh sì, per questi particolari appena detti forse meritavamo qualcosa di più, insomma questa è una partita dove noi abbiamo sofferto prevalentemente la loro fisicità davanti alla nostra area di rigore, perché poi per il resto è stata una partita ben combattuta, sofferta magari in alcuni tratti da parte della nostra difesa, però poi quando uscivamo palla al piede riuscivamo quasi sempre a rendere pericolo, però è un vero peccato, però insomma va bene così, anche perché avrei firmato forse per un pareggio, questo è scontato, però per come è andata la partita, per questi particolari è un peccato non averli presi tutti e tre i punti. Però vi detto, questo è un pareggio che pesa. Giulianova anche oggi ha dimostrato di essere una squadra diversa da quella di qualche settimana fa. Sì, stiamo crescendo, stiamo consapevolmente acquisendo anche tutte quelle che sono le nozioni o quello che facciamo anche durante la settimana e anche nelle partite precedenti, e quando si cresce si disputano partite come queste, senza nulla togliere anche a tutti gli altri, se forse avete visto e la cosa ti fa rendere ancora più grato a questi ragazzi per quanto mi riguarda. Il fatto che oggi abbiamo giocato con 9 under in campo ad un certo punto, no? Per cui abbiamo iniziato con 8 under e abbiamo finito con 9 under, per cui questo mi rende ancora più consapevole sulla forza del gruppo. Si continua a sperare in questa salvezza, questo è il messaggio che arriva da Genzano.
No, la speranza, più che speranza, ci deve essere una forte, c'è da parte nostra una forte convinzione che si possa raggiungere, anche perché in questa maniera tu riesci anche ad allenarti con più consapevolezza e con più gioia, cosa che stanno facendo loro e che stiamo di domenica in domenica mettendo un qualcosa sempre per poterla raggiungere.